Anche oggi ciambelle. Cucina virtuale. Brava, brava. Oggi ciambelle sì, ma ciambelle dietetiche, caro mio. Sì, sì. Non ti deprimere. No, non mi deprimo, perché tanto c'è la sorpresa. Sì, perché sono... Allora, oggi faremo le simil ciambelline integrali misura, che io mangio a colazione, che però ho smesso di mangiare perché contengono olio di palma, e allora ho detto, vabbè, me le faccio da me. Le faccio da me con ingredienti semplici, naturali e soprattutto senza... Quindi abbiamo la palma in bastone. No, non userò l'olio di palma, quindi sia ciambelline misura, ma ciambelline misura anche con variante golosa, per chi non è attenta alla linea, per chi non ne ha bisogno, per chi ha voglia di uno sprint di dolcezza. E allora spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a creare queste deliziose ciambelline integrali. Ed ecco gli ingredienti per le nostre ciambelline integrali. Integrali, no. Ma se vogliamo possiamo farle anche golosaure. Per me è la versione integrale, per te è la versione golosaura. Bene. Allora, innanzitutto ci occorrono 125 g di farina integrale. Io sto usando soltanto farina integrale. Se volete l'impasto meno compatto potete fare un po' e un po', un po' di 00 e un po' integrale. Quindi io 100% integrale. 65 g di zucchero di canna, come? Interamente di canna? Integrale. E allora anche questo integrale? Sì. Quindi anche questo, un uovo integrale. Un uovo integrale perché intero e soprattutto perché io. Ah, sei simpatica. Poi 40 g di acqua integrale e 40 g di olio di semi. Basta, integrale. Ora è finita, sei stata simpatica le prime tre volte. Basta. Un cucchiaino di miele, io lo sto usando ai fiori d'arancia, è buonissimo anche col millefiori, e il cucchiaino per intenderci sarà questo. E... troppo veramente? Specifico. Allora, poi mezza bustina di lievito per dolci. Che tipo di bustina? Bustina da lettere? Da lievito. Ah, da lievito. E poi un cucchiaino di essenza di vaniglia. Che è sempre questo cucchiaino? Sempre quel cucchiaino. Perfetto. Sì. Dopodiché, questo è per l'impasto basico, quello da bravi ragazzi. Per i porcellini, invece, poi possiamo glassare il tutto con una glassa alla cannella fatta con zucchero a velo, cannella e acqua quanto basta. Ma andiamo per ordine e creiamo le nostre ciambelline. In una bowl rompiamo un uovo e uniamo lo zucchero. Quindi montiamo bene con le fruste elettriche. Quando l'impasto sarà diventato spumoso e chiaro, e vi accorgerete che con lo zucchero integrale diventerà molto prima spumoso e chiaro che non con lo zucchero raffinato, aggiungiamo il cucchiaino di miele. I nostri amici a casa ogni tanto ci chiedono, ma se non ho le fruste elettriche, lo posso fare con il frustino, quello da cavallo, quello per i giochini? Rispondiamo. Vai, dico. Da cavallo, e noi quindi rispondiamo, sì, potete utilizzare qualsiasi cosa. No, adesso mettiamo un cucchiaino di essenza di vaniglia. E i nostri amici a casa ci scrivono ogni tanto, se non ho l'essenza di vaniglia, che fai? Usi una bacca di vaniglia, mezza bacca di vaniglia o la vanillina, anche se te lo sconsiglio. Comunque l'essenza di vaniglia la trovi sempre in tutti i negozi etnici. Oh. La scorza di un limone, bravo, viene buonissimo lo stesso. Perfetto. Mettiamo l'acqua, mettiamo l'olio, quindi tutti i liquidi e i morbidi, e amalgamiamo un attimino bene il tutto. Adesso versiamo la farina. Io non capisco perché fai queste cose nelle bowl piccole. È la mezza bustina di lievito. I nostri amici a casa ci scrivono, se non hanno il lievito cosa possono fare? Pregare, solo pregare. Allora, perché non dovrebbero avere il lievito? Non lo so, perché ogni volta che facciamo una ricetta fanno, ma io non ho questo. E non fai la ricetta, cribio. Nostri amici a casa. E montiamo il tutto, e amalgamiamo il tutto. Ma se non posso l'amalgamare?
A questo punto l'impasto è pronto, accendete il forno a 180 gradi, io lo uso ventilato, dopo la ricetta vi spiegherò perché, perché molti mi dicono usa lo statico per le torte, e invece no, vi spiego perché lo uso ventilato. Perché tu non hai lo statico. Dopo. No, ce l'ho lo statico, ah, ecco. È una scelta ponderata, ma ve lo dico a fine video. Adesso prendiamo gli stampini, prendo il composto, ne prendo poco per volta e lo verso sul fondo del mio stampino ciambellino. Mi raccomando, riempitelo a metà e non di più, perché sennò la ciambella non viene col buco. E quindi va a coprire quella parte, sì, lievita troppo. Lievita troppo e copre la parte. Io mi sono tenuta bassa con lo zucchero perché poi le glasserò. Voi in caso le voleste più dolcine, e anche perché essendo a dieta le mie me le mangio un pochettino meno dolci, però fino a 80 grammi di zucchero potete aggiungere. Cioè arrivare alla quota massima di 80 grammi di zucchero, poi dopo diventano un po' stucchevoline. Inforniamo nella parte bassa del forno a 180 gradi, io forno ventilato, voi fate come volete, insomma dipende molto dal calore del vostro forno, il mio reagisce meglio col forno ventilato, i lievitati, quindi metto in forno e ci vediamo tra 10-15 minuti. Ed ecco le nostre ciambelline, wow, appena sfornate. Quelle che vedete qui sono il disavanzo delle ciambelline che ho messo appunto nei pirottini. Un attimo che mi sto ustionando. Poso tutto. Mentre le ciambelline si raffreddano un attimo prima di sformarle, adesso dobbiamo preparare la glassa. Quindi prendiamo 50 g di zucchero a velo, della cannella e ne verserò un quantitativo pari ad un cucchiaino, perché io voglio che sia molto cannelloso il sapore. E ho qui anche 40 grammi di acqua, ma non penso che li userò tutti. Verso un po' d'acqua e comincio con la frusta ad amalgamare il tutto. Sì, bastano 20 grammi d'acqua. Tranquillamente. E adesso siamo pronti per glassare e giro e voilà, la mia ciambellina è bella sformata. Non le glasserò tutte, ne glasserò soltanto 4, 3 le lascio per me, una glassatura bella strong, così, voilà. Questa glassa ha un sapore spettacolare, fate raffreddare e vedrete che bontà. Le altre invece servitele così, semplicemente come delle ciambelline integrali da accompagnare a un buon caffè o un buon tè. E vabbè, sperare che prima o poi possiate mangiarne anche una di queste dopo la dieta. E allora adesso vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo. Ragazzi, che buone, che buone, sì, sono sì, buonissime, sia al naturale, ma quelle con la quelle glassa, glassate, ragazzi, sono qualcosina di più, una okay, cosina di più, veramente, sembra un babà, è dolce, è morbida. Buona, perché poi queste ciambelline, a differenza di quelle misura che sono dei mattoncini un po' stopposi, risultano molto molto soffici, molto morbide e amabili, e vi assicuro ragazzi, con la glassa non hanno nulla da invidiare alle più buone tortine, merendine, briochine che potete fare in casa, pur avendo tutti ingredienti ottimi, tranne vabbè, lo zucchero a velo, ma chiudiamo un occhio. Ebbene, quindi dopo questa pippa e filippica per una ciambellina di all'incirca, no, perché quando uno è a dieta sì, vuole sì, che quelle dimensioni siano goduriose. E quindi va bene. Ma perché dopo parliamo sempre di dimensioni e goduriosità noi nei nostri video? Non, è, non va bene, non va non bene. Non va bene, non va e bene, poi è la testa malata. E quindi noi ci rivediamo presto. No, devo dire un'altra no, cosa, no, ci no. rivediamo presto. Ma prima vorrei dire a tutti quelli che mi dicono di usare il forno statico, che nel mio caso non va, perché il mio forno statico brucia di più da una parte. Ah, non era fatevi fare così? No, no, no. No, però vi posso assicurare che in generale, non solamente per la mia esperienza,
pasta. Bravo. Ma in generale lievitati, se mettete il forno a preriscaldare ventilato, avendo un ambiente uniforme, danno la botta di lievitata fantastica e i lievitati vengono su bene. Vi do ragionissima invece per quanto concerne le crostate, i biscotti, quelli in forno statico sono la morte loro, insomma. Bene, e quindi dopo questa... No, non lo sapevo e camperò di più con questa cosa. E quindi noi ci vediamo presto sulle vostre tavole golose, anche se dietetiche. Un bacio, ciao, e fate tante ciambelline.